vi porta nella casa studio di un grande artista, Bernardo Lanzetti, cantante solista della premiata forneria Marconi dal 1975 al 1979, musicista del gruppo Acqua Fragile e autore di brani portati al successo da grandi nomi della discografia italiana. Bernardo Lanzetti, cantante ma anche artista a tutto tondo, cantante storico dal 75 al 78 della PFM. Sì, esatto. Tu vivi in diverse parti del mondo, dalla Spagna all'Italia, in America, eh, quindi un artista policlotta e policlotta come le lingue che parli anche nell'arte? Sì, sono interessato a hai tanti aspetti dell'arte, sia visiva che quella sonora musicale. Che attinenza c'è eh, tra la musica e eh, la pittura, la grafica, le arti che tu pratichi in questo momento della tua vita? Ma l'unico, la cosa più importante, diciamo, è la, il senso delle proporzioni. E, e ed è la, così, come il colore è il colore del suono, allo stesso modo nella, nella pittura, nell'arte grafica, il colore è una cosa, poi la proporzione dei segni, dei volumi, eh, si ritrova anche in musica. Il colore del suono, hai detto una cosa meravigliosa, eh, il colore del progressive, la musica che hai fatto tu, che sì. stai facendo tu, eh, è un colore caldo, un colore freddo. Diciamo che è una tavolozza completa, il rock progressivo prende elementi uh, de, di ogni musica, quindi musica classica, il jazz, il folk, il rock, e li, e li combina in maniera uh, nuova e innovativa. Un esempio chiarissimo eh, nei Genesis esatto. che oltre a curare la parte eh, diciamo, armonica, la parte melodica della musica, e curavano anche la parte scenografica. Sì, certo, c'è molto teatro nel, negli spettacoli della, dei Genesis, e almeno quelli eh, di una certa epoca, diciamo negli anni, negli anni 70. Si rifacevano a episodi della mitologia, e quindi ecco lì dove sono molto europei eh, i Genesis rispetto ai gruppi americani. Tu hai avuto esperienze musicali anche con gruppi importantissimi americani? Dunque, diciamo che ho avuto l'onore e, e la fortuna di poter cantare sul palco con alcuni dei miei idoli degli anni 70, quindi con Steve Hackett dei Genesis, con Ian Anderson dei Jet Rotale, con Greg Lake di Emerson Lake Palmer, e anche con uh, David Jackson del Vandergraf Generator, con David Cross uh, del King Crimson e anche con uh, Tony Levin che è il bassista uh, non solo del King Crimson ma anche di Peter Gabriel. 32 album eh, di cui 8 registrati dal vivo eh, che sono frutto di questa esperienza che tu hai maturato in questi anni all'estero e, e anche... Sì nel panorama italiano? Rispetto ai musicisti del passato, quindi del, de, di due secoli fa, il musicista moderno, quindi degli ultimi cento anni, si impegna anche nelle registrazioni che, ehm, che io tengo a, a sottolineare non sono la vera musica, cioè la vera musica è quella che si esegue dal vivo, le registrazioni sono dei documenti che provano e a cui si può attingere, ecco, questa è un po' la mia idea. Qual è l'album che tu hai registrato, che è rimasto nel tuo cuore, per particolari... Eh, ce ne sono tantissimi. Cambiano, cambiano i tempi, cambiano le atmosfere. Diciamo, il, il primo è quello che ho registrato con l'Acqua Fragile nel 1973. È uno di quelli a cui tengo di più, però c'è anche Chocolate Kings registrato con la PFM. E poi ce ne sono alcuni di, di esperimenti che ho fatto, eh, eclectic lance, eh, oppure anche, anche l'ultimo Fragile che si è rimesso insieme. Quindi è, è difficile, a volte capita di sentire album registrati 10-15 anni fa e uno dice, ah ma guarda cosa, cosa sapevo fare. Quindi è, sono sorprese di continuo. Bernardo, acqua e colori in questo quadro? Sì, questa è una, una rivisitazione di un quadro famoso di J. Waterhouse, eh, si chiama Ila e le ninfe, l'originale. Io ho fatto interpretare Ila, l'amico di Ercole, a un cantautore e le ninfe sono le sue fans sotto il palco. Quindi c'è un richiamo a Genesis. Sì, perché i Genesis hanno usato il quadro originale di J. Waterhouse, alcuni frammenti, alcuni particolari, per uno dei loro spettacoli che io non ho mai visto. Comunque eh, ho scoperto che il quadro è molto, è molto più piccolo di questo, che è due metri per un evento. Ecco questo è un ritratto di Bob Dylan fatto ad Acquerello tratto dalla copertina di un suo album famoso con la sciarpa. Ecco qua è il mio studio dove dipingo, faccio musica, arte grafica. Ah che bello. È un po' di tutto, quindi è un po' il disordine d'artista, eh, come dicono. Nella grafica attuale, come pure nella musica attuale, quanto il mezzo eh, influisce sul lavoro finale dell'artista? Allora, diciamo che mh, lo velocizza, perché tutto nasce nella testa e nel, e nel cuore. Diciamo che una volta ci voleva più ingegno, più artigianato e comunque era lento il processo. Oggi è più veloce, però è chiaro che tutto nasce dalla, dalla volontà, dall'ispirazione, dalla, dalla cultura anche. Quindi, Bernardo, ancora tu componi musica oltre che dipingere? Sì, sì, sono molto, molto attivo e col passare degli anni eh, capisco di più le cose. Eh, magari manca, manca un po' di, eh, del senso di osare no? Come, rispetto a quando ero giovane, però eh, sto terminando un album nuovo, poi sto lavorando al disco nuovo dell'Acqua Fragile. Eh, sto collaborando a un progetto di musica lirica, e, ma con arrangiamenti eh, molto moderni, e poi a un Q-Disc di un brano mio eh, famoso dell'81, Gente Nervosa, che uscirà in, in quattro versioni diverse. Hai scritto per molti interpreti, diciamo anche Loredana Bertè sì, per ho esempio. Sì, ho scritto per Loredana Bertè e Ornella Vanoni in passato quando eh, ero amico, lo, lo sono tuttora, ma diciamo Ivan Fossati è un personaggio che sfugge molto e all'epoca ho scritto tre brani per la Bertè e due per la Vanoni. Ancora fai concerti, ho visto nel sì, tuo calendario. Sì, faccio concerti da solo, in quartetto, prog, rock, un, un po' di tutto, anche con l'orchestra. Mi piace anche diciamo, eh, esibirmi come interprete, non solo come autore. The Voice of the Impossible, dove trae questa energia, questa forza? Eh, non lo so, mi, mi studieranno <ride> i, i posteri. Uh, diciamo che il cantare è un esercizio fisico, quindi mentre uno canta, fa un esercizio non solo fisico, ma anche spirituale. Questo dà carica per migliorare e per mantenersi in forma. Tutto scorre. Tutto cambia è tutto fluido nella vita. Sì, come in questo quadro, eh, la modella e il divano sono trasportati in un fiume, ma non eh, fisicamente. Eh, cioè il fiume scorre attraverso l'immagine e quindi quando cambiano i colori, cambiano le forme e cambia diventa un mondo di sogno, ma anche comunque concreto. L'acqua è vibrazione. Ha delle proprietà di trasparenza di comunicare la luce di trasportare in questo caso anche idee, e sentimenti. E anche proprietà diacroiche per la luce, scompone l'acqua. Esatto, sì, la esatto. luce in mille, mille colori. Quella che è la componente eh, miscelata della luce, poi, passando attraverso l'acqua, si eh, rifrange, si sì. divide. Sì, sì, e poi, e poi rispecchia, è uno specchio in movimento, è un, dove, come dicevi tu, tutto cambia, tutto scorre.